Ciao a tutti amici e benvenuti in un mio nuovo video Penny Books. Il book di oggi è Il grande cavallo blu di Irene Cohen Gianca, illustrato da Maurizio Acquerello, quindi Acquerello. Maurizio Acquerello e pubblicato da Orecchio Acerbo Editore. E ora vi leggerò la trama del libro. Paolo vive a Trieste, la città della Bora. Abita al San Giovanni, un ospedale molto speciale dove si cura chi ha male all'anima. Figlio della lavandaia, è l'unico bambino. Il suo amico del cuore è Marco, un vecchio cavallo. Chiuso tra le cancellate invalicabili dell'ospedale, trascorre i suoi pomeriggi insieme con l'uomo trottola, la donna scalza, l'uomo albero. Fino al giorno in cui un nuovo dottore, matto come un cavallo e ostinato come il vento, decide di abbattere quelle cancellate. Si chiama Franco Basaglia. E questo libro è un libro basato su una storia vera e adesso vi farò vedere le immagini perché sono bellissime. Allora ragazzi, questo libro parla di Paolo, un bambino che è come tutti gli altri, ma di una cosa non è uguale a tutti gli altri. Lui abita in un ospedale, però lui non è malato, abita in quell'ospedale perché sua mamma lavora lì. Quindi lui è in quell'ospedale che si chiama San Giovanni. Ma dentro quell'ospedale non ci sono delle persone che hanno male al corpo, ma ci sono delle persone che hanno male all'anima. E io quando ho sentito questa cosa sono restata molto stranita. Infatti lo dico praticamente sempre quando devo raccontare la storia, dico sempre questo pezzo. Comunque, hai detto anche alla mamma prima. Sì, alla mamma quando gliel'ho raccontato. Comunque, sì, ci sono delle persone che hanno male all'anima, per esempio come l'uomo. Ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire secondo te? Male all'anima, sono tipo, per esempio, un po' matti. Cioè non proprio matti, sì, ma un pochino. Spiega. Sì, un po'. Sì, diciamo, non sono proprio normali, diciamo, non sono delle persone, non è per giudicarli, però comunque non fanno le nostre cose, quelle che facciamo noi. E stavi dicendo, per esempio? Ah, sì, per esempio c'è l'uomo albero, che si crede di essere un albero. Lui sta sempre nel parco, perché l'ospedale San Giovanni è un ospedale grandissimo, che è come una città, però è come anche una prigione, perché non gli fanno uscire i malati all'anima. Comunque però c'è una specie di villaggio lì, ci sono le case per i matti, poi c'è tipo il macellaio, c'è il barbiere, c'è il parco e l'uomo albero sta sempre nel parco perché ci sono un sacco di alberi. Lui sta sempre lì e li abbraccia sempre, poi gli uccellini quando lui si siede sulla panchina gli si posano in testa ed è una cosa bellissima, anche se è una cosa un po' da matti, diciamo, sì davvero, è una cosa bella per me, non so perché. Poi c'è una persona che è invidiosa dell'uomo albero ed è una persona che si chiama Francesco, che si crede di essere San Francesco d'Assisi, che se non sapete chi è praticamente un santo, diciamo, che amava gli animali, lo abbracciavano, stavano sempre con loro e quindi visto che gli uccelli si posavano sulla testa dell'uomo albero lui era un po' invidioso. E poi c'era un altro che era invidioso dell'uomo albero. Lui prendeva gli uccelli e li strangolava. Era l'assassino d'uccelli. E adesso vi racconto un episodio che è successo che mi ha fatto ridere. Allora, lo strangolatore di uccelli, l'uccellaio, l'assassino di uccelli un giorno ha ucciso, diciamo, un uccello che seguiva sempre San Francesco d'Assisi, non so come dire, Francesco, e Francesco ha pianto per giorni e giorni. Vabbè, comunque, poi c'è tipo un'altra che la chiamano la donna dalla bocca sempre dipinta di rosso,
che va sempre in giro con le scarpe in mano, in inverno, d'estate, sempre a piedi nudi, e toglie sempre un fango invisibile che non c'è mai. E però lo toglie, fa così, però è invisibile quel fango, non esiste. Poi c'è anche l'uomo dal cappello di neve, il kepi, giusto? Sì, il kepi, che è una specie di uccello. Adesso mi è rimasto impresso San Francesco d'Assisi. Beh, comunque ha tipo qua una visiera, diciamo, piccolina, e cioè, qua diciamo un cilindro più o meno, piccolino. E lui ci attaccava tutte le cose che trovava per terra. Non lenzuoli, pezzi di stoffa, sassi, boh. E le cose che trovava per terra. Poi c'era anche uno che si chiamava, Alfredo forse, che lui continuava a ruotare come una trottola, continuava a ruotare tranne per mangiare e per dormire, perché credeva che se smetteva di girare lui, smetteva di girare anche il mondo. E poi c'è il contrario, che ve l'ho detto prima, cioè che non ve l'ho detto, però vi ho detto il nome, che era Sandro, che era quello, cioè, che è quello che è sempre fermo, per ore e ore fermo, perché crede di essere di vetro, quindi cammina pochissimo, e quando cammina lentamente, perché ha paura di rompersi. Quindi questi sono un po' di personaggi che mi ricordo, che sono lì nell'ospedale. Sì, lì nell'ospedale. Poi però ci sono anche delle cose molto brutte che i dottori fanno a queste persone, tipo gli fanno una cosa che si chiama elettroshock, che praticamente gli mettono qualcosa nel cervello e diciamo li controllano più o meno dal computer, ma qualcosa, no? Niente, non lo so, però gli mettono qualcosa nel cervello, già così è una cosa bruttissima da fare. Poi abbiamo visto che c'è anche un'immagine di una, come tuta, di una tuta, no? Cos'era? La camicia? La camicia di forza, adesso, al contrario il libro avevo. Adesso ve la faccio vedere, andiamo a trovare. Guardate, è un po' indietro, sono andata nella prima pagina. Allora, non c'è, non la trovo. Eccola. Ma non è questa, babbo. Sì. Ah, è una statua con un personaggio con la camicia. Ma c'era proprio quelli con la camicia di... Eccola. Questa. Sì. Praticamente c'erano le maniche lunghissime, poi qua c'era lunghissime, loro ci mettevano dentro le mani e le legavano dietro per tenerli fermi, poi qua c'erano tipo degli attacchini, sapete questi? Li attaccavi, così stavano fermi. Non sappiamo perché, magari facevano queste cose perché, cioè, li tenevano fermi perché gli dovevano fare, come vi ho detto, l'elettroshock. Magari per non farli muovere troppo. Come quello che girava sempre, cioè magari per fargli l'elettroshock dovevano tenerlo fermo. Comunque, quindi c'è questo Paolo che abita qua, cioè non qua perché noi non siamo là, che abita lì. E praticamente per lui però comunque tutti sono dei suoi migliori amici, cioè non migliori amici, però comunque li conosce un pochino, magari si conoscono un po', si vogliono bene, lui e i matti. E un giorno però arriva un signore che si chiama, un secondo, Franco Basaglia, ve l'avevo anche letto, che è un signore, cioè che è un dottore che vuole liberare i matti, cioè vuole demolire tutti i muri. E per loro lì dentro erano proprio chiusi, dopo sì, le porte chiuse a chiave, e era quasi come se fosse una prigione, e sì. Quindi secondo me li fa diventare ancora più matti, cioè per loro, secondo me loro non lo sapevano e credevano che quello fosse il mondo reale, cioè il mondo fosse un villaggio, però non lo era, ed era una cosa bruttissima, e secondo me questa cosa li faceva diventare ancora più matti, che restavano chiusi lì dentro. Loro non lo sapevano, ma secondo me li facevano diventare ancora più matti. E praticamente comunque Franco Basaglia voleva farli guarire, voleva guarirli in un altro modo, voleva parlargli dicendogli, non lo so, delle cose buone, cioè sì, delle cose buone, e farli e liberarli, fargli avere un po' di libertà, così magari un po' si abituavano al mondo reale, magari potevano guarire. E così c'erano dei gruppetti di dottori che erano d'accordo che si doveva fare questa cosa, ma delle persone che non erano d'accordo,
però comunque alla fine Franco Basaglia ce l'ha fatta, ha parlato con i matti e i matti sono riusciti a, cioè, ad essere liberi, diciamo. Comunque però, torniamo a Paolo, che non vi ho spiegato una cosina di Paolo, adesso vi spiego un'altra cosa. Il migliore amico di Paolo era un cavallo nero che si chiamava Marco, un cavallo nero con qua una stellina bianca, vabbè, comunque. Non devo ricercarlo, quindi non devo dirvi tutti i particolari di Marco. Comunque, era il migliore amico di Paolo. Un giorno, e lui, un secondo, mi sono dimenticata, lui era, aveva, tipo, trainava un carretto dove si mettevano dentro i panni, perché la mamma di Paolo, come vi ho detto, lavorava al San Giovanni e stendeva i panni, e quindi metteva i panni lì, mettevano i panni nel carrettino, così Marco li trainava. Ma Marco era diventato vecchio e adesso non poteva più fare questo lavoro, così adesso fa tutto il suo lavoro un camion, diciamo, un camion, e vogliono mandare a macello Marco, cioè vogliono ucciderlo, diciamo. Sì, era troppo vecchio. Era troppo vecchio, non poteva fare più il lavoro. E quindi Paolo lo scopre e va subito lì dove c'era Marco e vede quelli che lo vogliono portare a macello, che gli dicono ma dai, su, questo è vecchio, questo cavallo, prenditene un altro. Ma per lui è unico Marco, e quindi gli dà un calcio negli stinchi, che sarebbe qua. Ho sbagliato tutto, cioè proprio 35 metri su, vabbè, comunque qua gli dà un calcio negli stinchi e corre da Franco Basaglia, nell'ufficio di Franco Basaglia, e gli chiede aiuto per Marco. Lui però comunque non conosce né Marco né Paolo, così si parlano un po'. Il dottore Basaglia, Franco Basaglia, gli dice che lui resterà con loro e sarà il simbolo, diciamo, della giovinezza. Il simbolo? Cos'era? Simbolo di cosa? Devo andarlo a leggere. È il nostro simbolo. Scusate ragazzi, devo... Ma cos'era? Cioè, si è scritto Marco resta con noi, è il nostro simbolo. È un simbolo. E infatti poi? Infatti poi Marco resta con loro. E però, visto che era vecchio, dopo un po', ovviamente, deve, cioè, morire, poverino. Comunque mi sono dimenticata di dire una cosa prima, che quando era dentro dal dottor Basaglia, quando esce c'è un'incredibile sorpresa. Ci sono tutti i matti che l'aspettano. Non so quali sono, non so se qual è il dottor, cioè quello con la... Questa, secondo me, è quella con la bocca dipinta, ha la scarpa in mano. Poi secondo il papà questo è l'assassino, l'uccelli. Vabbè, comunque c'è l'albero. Sì, sono tutti lì che lo aspettano e dopo vanno in giro insieme. Se non lo so. Dicevi che insomma poi dopo Marco muore perché era vecchio. E però comunque Marco resta sempre il simbolo, diciamo. Non so di cosa, non mi ricordo di cosa. Comunque loro, però, il loro simbolo. Ah, va bene. Sì, però cioè, vabbè, comunque resta il loro simbolo. E per augurarlo, diciamo, inaugurarlo. Inaugurare sì. Cosa? Marco, quando escono. Marco. Ah sì, con un cavallo di cartapesta e di cartone tutto blu, un cavallo blu che dovrebbe essere Marco, un cavallo blu, e lo fanno andare per tutta la città. E poi qua alla fine c'è tipo questa immagine e la scrittrice ha scritto questa frase. La leggo, papi. Sì, dai. È carina, la leggo. Allora, un giorno nel 1973, un immenso cavallo blu, accompagnato da un corteo di malati e artisti, ha veramente percorso le strade di Trieste. Era il simbolo di quel muro tra la città e l'ospedale che lo psichiatra Franco Basaglia voleva abolire. È lui che mi ha ispirato questa storia, Irene Cohen. Ok, lo volevo leggere perché vabbè. Poi ci sono riusciti, insomma. Sì, alla fatti fine, uscire sì, e poi sono venuti degli artisti. Cosa hanno fatto? Ah sì, allora tipo l'uomo. No, come era? Non mi ricordo che uomo. L'uomo era. Ah no, l'uomo quello. Ah, col cappello col l'uomo col cappello di neve si è messo a dipingere. Ed è bravissimo di dipingere dei paesaggi. Ed è bravissimo. Poi Francesco, quello che continuava a girare. Alfredo. Sì, Alfredo si è messo a fare delle
come si dice, statue bellissime. E vabbè, poi gli altri non c'è scritto. Un secondo, papi, un secondo. Poi c'è scritto anche che l'uomo albero ha continuato ad amare gli alberi. L'uomo strangolatore di uccelli ha continuato a strangolare gli uccelli. Vabbè, comunque, niente, questa è la storia. Allora, ragazzi, diciamo che a me le storie vere di solito non mi piacciono, perché a me piacciono un po' di più le storie di fantasia, i film di fantasia. Però questo, come libro basato su una storia vera, mi è piaciuto molto. E poi di solito le cose serie a me non piacciono molto, perché io di solito sono più stupidina, più allegra che seria. Comunque, però, questa mi è piaciuta davvero molto, perché ci sono tipo, diciamo, come fare una torta. Ci sono degli... un secondo, vabbè, non devi fare quella faccia. Come fare una torta. Ci sono questi ingredienti tutti veri. E magari ci sono delle piccolissimissime cose un po' inventate dalla scrittrice. Magari tutto è vero e non c'è niente di fantasioso. Però magari qualcosina inaina c'è quel di fantasioso. Quindi è come fare una torta. Ci sono... Sì, ho capito, amore. È come... la cosa di scrittore è come un po' fare il cuoco. Per una torta metti degli ingredienti reali che sono successi davvero e delle cose un po' fantasiose della tua testa, e voilà, la torta o il libro è pronto. Secondo me è così. E poi secondo me il dottor Franco Basaglia aveva ragione, perché capisco che erano già matti queste persone, comunque non è una cosa molto bella dire matti, quindi dico persone diverse, no, okay, dico sempre bene. matti, vabbè, comunque non prendetela come un'offesa, comunque, però c'è scritto così. E quindi secondo me a tenerli lì chiusi con quelle camicie di forza, l'elettroshock, li fa diventare ancora più matti. Capisco che erano già matti. Mi dà fastidio la parola matti, non so perché. Vabbè, comunque non prendetela come un'offesa. Comunque, e li faceva diventare ancora più matti e quindi non era una cosa molto bella. Quindi secondo me il dottor Basaglia aveva ragione. Ah, va bene. Infatti poi hanno fatto proprio la legge. Sì, poi hanno fatto la legge che dovevano... chiusi tutti. Sì, e poi hanno bandito l'elettroshock e le camicie di forza. Il papà, abbiamo guardato su Google che di camicie di forza ci sono anche quelle per carnevale, però io non le prendo perché sono una cosa abbastanza seria anche queste. Quindi non le prendo per carnevale. Vabbè, va bene. E niente, adesso io vi saluto, un saluto da me, la Penny, un saluto da Paolo e un saluto da Marco e dal cavallo blu, e dal grande cavallo blu. E niente, ciao al prossimo video, ciao. Iscrivetevi al canale e mettete un bellissimo pollicione, ciao!